partiamo con la sigla di A tu per tu di Marino Bartoletti con Marcello Lippi. Eccola qui. Allora, buonasera a tutti, come si usa in questi casi. Prima Marcello sorridevo in queste immagini, poi ne parleremo naturalmente, perché in rapida sequenza, subito dopo la conquista del Mondiale, hai abbracciato il futuro allenatore della Juventus e il futuro allenatore del Napoli, ma ne parleremo naturalmente. Allora, io credo che un giornalista non dovrebbe mai intervistare un amico, perché l'intervista non viene bene, perché non si fanno le domande scomode, perché ci si annoia. Anche se credo che quando si ha la fortuna di avere vicino a sé un uomo dalla profondità e dalla storia di Marcello Lippi, credetemi, non ci si annoia mai. Applauso per scaldare l'ambiente. Io lo dicevo prima che ho solidi testimoni che da anni, cioè da quando per l'amicizia e l'indulgenza di un paio di persone mi sono avvicinato a questa manifestazione, io dicevo sempre, quest'anno la castagna la dobbiamo dare a Marcello Lippi, per stima, per amicizia, per convinzione, per merito. Ma lui ogni volta era costretto a preferire alla provincia granda la nazione granda, quella con 1,5 miliardi di persone, e tutte le volte mi dicevi, no, guarda, io devo fare un salto in Cina, no, ma ci vediamo il prossimo anno, no, poi devo fare un altro salto in Cina. Non è che devo fare un salto, c'avevo il contratto. Allora, quando sembrava che finalmente avessimo coronato questo sogno d'amore di esibirci su questo palco, e sembrava che veramente la cosa potesse accadere, al Quirinale, correggimi se sbaglio, lui ci va come invitato, e il presidente cinese Xi Jinping lascia il corteo che si sta avviando a vedere Bocelli che canta O Sole Mio, in maniera irrituale, deraglia e va a salutare Marcello Lippi, abbandonando anche Mattarella, e gli dice più o meno, lei deve venire a allenare la nazionale cinese. Deve ritornare. Ecco, è come se Mattarella incontrasse Antonio Conte e dicesse, allora lei deve venire a allenare la nazionale. Vai a allenare questa nazionale. E poi finalmente sei libero. È corretta questa ricostruzione o è più fantasiosa? Quasi corretta. La realtà è che io sono stato, ero stato in quel momento lì, ero stato 7 anni in Cina e non avevo allenato prima la squadra di club con la quale avevamo vinto la Champions League asiatica, e il presidente Xi Jinping, che è un tifoso di calcio, mi aveva mandato le congratulazioni perché... Però non l'avevo mai conosciuto. Poi sono andato a allenare la nazionale e abbiamo fatto 2 anni e abbiamo fatto la Coppa d'Asia e siamo arrivati nei quarti. E poi ero tornato a casa. E quando poi dopo sono tornato a casa, c'è stata questa scena al Quirinale, e poi ho saputo, me l'ha raccontato Mattarella, il presidente Mattarella, il presidente Xi Jinping, prima di venire in Italia, ha detto, potete invitare Lippi, che non l'ho mai conosciuto in Cina e mi farebbe piacere conoscerlo. E quella sera lì, quando è venuto lì, che ha deviato, e il protocollo non prevede che un capo di Stato si fermi a salutare nessuno, neanche a stringere la mano a nessuno, e c'era anche Mattarella, e mi ha detto... Sono le immagini alle tue spalle che documentano la cosa, sì. Guarda. Ah sì? Mattarella mi ha detto, 10 minuti fa il presidente Xi Jinping mi ha detto, ma è venuto Lippi? sì. E gli ha detto, c'era John Elkann, c'era Tronchetti Provera, c'era un sacco di persone che dicevano, ti rendi conto, ha salutato soltanto te, il potere del pallone, il pallone lo sai che... Anche del tuo fascino, Poi parleremo della tua straordinaria tripla esperienza in Cina, no? Anche alla luce di cose che purtroppo ci hanno accomunato con la Cina in un'esperienza sociale che avremmo probabilmente evitato, e ne parleremo nel corso di questa chiacchierata.
Ma adesso parliamo di te. Prima si diceva en passant di Conte, e mi è venuto in mente che tu lo hai allenato quando avevi capelli. No, quando lui aveva i capelli. Ah! Un problema che tu non hai mai avuto, obiettivamente, perché hai avuto i capelli bianchi a 30 anni, me li hai sempre avuti tutti. Ma a parte questo, è incredibile, e se ne parla molto spesso, e ho accennato anch'io prima, il fatto che quanti tuoi ragazzi, a cominciare da campione del mondo, sono diventati dei bravi tanti, allenatori. Tanti, qualcuno tanti. È diventato anche campione del mondo, come Deschamps. Tanti. Allora, i casi sono due. O sei bravo o sei vecchio. Beh, no, il caso è uno. Il fatto è che sono vecchio. Perché una volta stavo leggendo un giornale, ero in casa, e c'era tutti i calciatori che sono stati i miei calciatori che sono diventati allenatori, no? E ce n'era circa 35-36. Sono 16 su 23 solo dei mondiali, più una trentina complessivamente. Sì, e c'era scritto, c'era un titolo grosso, tutti figli di Lippi. E in quel momento è entrata mia moglie e dice, non si tratta di figli di quel tipo lì. No, la cosa mi fa piacere, io mi ricordo di tanti allenatori. Certo che se fosse figlio tuo Gattuso vorrei conoscere la madre, però. Gattuso è uno di quelli, per esempio, io credo che Gattuso sia quello nel quale mi ci rivedo maggiormente, come carattere, come modo di gestire, come modo di fare. Quelli della nazionale, devo essere sincero, quando ho salutato i ragazzi della nazionale dopo il mondiale, gli ho augurato buona fortuna a tutti, gli ho detto qualsiasi cosa farete nella vita la farete senz'altro bene, perché siete delle persone speciali e qualsiasi cosa decidere di fare vedrete che la farete bene. Parecchi di loro hanno deciso di fare gli allenatori, ma tanti altri, anche nella Juve, insomma, sono 35-36 e sono contento perché tanti, cioè Vialli quando è diventato allenatore del Chelsea mi telefonava, mi teneva fino all'una e mezzo, alle due di notte a dirmi, Marciano, mi dice ma quell'esercitazione che facevamo quando si faceva il pressing, e lui si scriveva tutto e poi dopo, poi non ha fatto l'allenatore. E ha fatto altre cose. Senti, qual è imprevedibilmente, più imprevedibilmente degli altri, è diventato allenatore al punto che tu dici no, non può essere diventato allenatore lui, Inzaghi forse? No. Una cosa del genere non te la dico. No, non è giusto. A parte il fatto che Inzaghi, come dici te, ha avuto anche carattere, perché mi dicono che è diventato uno che si documenta, sa tutto, conosce tutti i giocatori. Ma ha detto Galliani, mi ha detto che quando vuol sapere qualcosa di un giocatore telefona a Inzaghi, perché sa tutto lui. E poi, dopo un'esperienza non brillante, ha avuto il coraggio di riproporsi anche in categorie inferiori, ha vinto il campionato, l'anno scorso ha vinto il campionato, ne ha vinto un altro a Venezia. E quale era già allenatore in campo? Io ho fatto mettere una fotografia. Allenatore in campo ce n'era tanti. Ne ho messo una a caso che potrebbe essere Pirlo, però non so se è quello. Andrea, c'è una parola che si accosta benissimo ad Andrea, ed è talento. Lui ha talento, ha un grande talento, non solo come calciatore, ma come conoscenze, come intuizioni. Io quando volevo dire qualcosa alla squadra, e guardavo lui e gli dicevo due parole e lui mi diceva che aveva già capito quello che io volevo dire ai giocatori. È un ragazzo molto molto intelligente, grande talento. Tutti mi hanno chiesto quest'anno il motivo per il quale la Juventus ha preso un allenatore senza esperienza, no? E io ho risposto a tutti. Ho detto, guardate, è chiaro, è evidente che è normale che un po' di esperienza faccia bene a tutti, no? non soltanto a Pirlo. Ma gli ho detto, se per caso le cose non dovessero andare bene alla Juventus quest'anno, state tranquilli che non sarà perché Pirlo non ha fatto nessuna esperienza prima di allenare la Juventus. Sarà per altri motivi. Senti, riavvolgiamo il nastro. Allora, uno nasce a Viareggio, nei tentacolari anni 40,
e dice: io da grande voglio fare l'allenatore campione del mondo. Funziona così o no? Funziona così fino a un certo punto, nel senso che io voglio fare l'allenatore, l'ho detto quando sono venuto via dalla Sampdoria, dove ho fatto il calciatore per 16 anni, e il presidente Mantovani mi salutò perché io andavo a finire la mia carriera a Pistoia e mi disse: vai, e poi quando hai finito la tua carriera torni qua, ci sediamo davanti a questa sedia, a questa scrivania, e mi dici che cosa vuoi fare. E io dopo 2 anni sono tornato e mi dice: cosa vuoi fare? Io voglio provare a fare l'allenatore, mi piace fare l'allenatore. Ok, ha chiamato il direttore generale che era Borea, ha detto: Marcello, da domani allena la primavera. Il discorso del campione del mondo, c'è un'altra cosa da dire, che in quel periodo lì io dovevo fare il patentino, no? Perché avevo quello di terza categoria. E perciò mi dicevano tutti: ma fai quello di seconda, no? Tanto ti basta per allenare i giovani, per allenare in Serie C. Io, ma perché devo fare quello di seconda? Io voglio fare quello di prima categoria. Se dovesse capitare, sì, cosa vuoi che ti capiti, andare in Serie A, no? Ho capito, dice, ma vabbè, se dovesse capitare, anche nella stessa Sampdoria, può capitare che magari esonano l'allenatore. E io feci di tutto per fare il corso di prima categoria. Se non avessi fatto quel corso lì, non sarei diventato campione del mondo. Tu sei campione del mondo di un'altra cosa, e io ne sono abbastanza geloso, perché tu ed io parliamo molto spesso di musica, no? È a Viareggio che nasce ed esplode il tuo amore per la musica, perché tu sei un ragazzo fortunato, essendo nato a poche centinaia di metri dalla bussola delle Focette. E mi vedi, che ne so, esordire Mina. Celentano. Tutti fuorché Frank Sinatra, credo, sì, che sono passati di lì. E non sapevi che ancora ti sarebbe toccato un nipote DJ? Parli con tuo nipote? Di J-Ax? Di Sfera e Basta? Di Fedez? Non ho capito. Di Achille Lauro? No, dico, non sapevi allora che ti sarebbe nato DJ? No, non lo sapevo. E di cosa parlate con tuo nipote? Mio nipote, parliamo di tante cose, di tutto. La sua passione di fare il DJ, ma la musica. Amava il calcio anche, quando aveva 8, 9, 10 anni giocava sempre a pallone, voleva sempre giocare a calcio, e è andato a giocare in una squadretta a Roma, lui vive a Roma. E io poi qualche volta sono andato a vedere l'allenamento, non mi sembrava che si divertisse, no? E ogni tanto veniva lì vicino a me e mi faceva: no, non mi diverto. E detto, se non ti diverti a giocare a pallone, allora c'è qualcosa che non va bene. E poi dopo, quando sono andato in Cina, che lui è cresciuto, no? E continuava, poi mi fa: no, ho smesso di giocare a pallone, adesso faccio canottaggio. E detto, bello canottaggio, è un bello sport, no? Poi dopo sono andato in Cina, sono tornato dopo un mese: come va canottaggio? No, non faccio più canottaggio, vado in palestra, mi fa. Ok, bella anche questa, anche la palestra. Cercavo di fargli capire che qualsiasi sport facesse andava bene. E poi dopo invece grande passione per la musica, e poi è arrivata un'altra passione, poi dopo quella. Senti, uno che nasce a Viareggio può fare qualsiasi cosa, anche il playboy, no? A te non ha mai non ha mai fatto schifo essere bello, di la verità, dai. No. Di la verità. Guarda questo ragazzo. Guarda. Vabbè, quante ne hai stese? Di patini? Di patini? Di frequentatrici dei pattini. Sono nella media normale di chi vive in un posto di mare e vive lì, e d'estate passa, insomma, si faceva quello. Ti toccava, insomma. Vi posso interrompere soltanto un momento in questo momento particolare della discussione in cui parliamo di bellezza, siccome noi per noi questa serata è straordinaria e vogliamo conservare per la vita le immagini belle di Lippi. Volete invertirvi di posizione? Perché la telecamera è lì, altrimenti abbiamo sempre Lippi di nuca, e così conserviamo le immagini
non me ne vorrà Marino che, che capisce che l'intervistatore è sempre un po' in, in secondo piano rispetto all'ospite. Io tutto pensavo fuorché di invertirmi con Lippi, però. Però così noi conserviamo per gli anni futuri a testimonianza non la nuca di, perché giustamente per cortesia Lippi si rivolge al suo interlocutore ed è spostato rispetto a quell'unica telecamera. Senti, Marcello, torniamo alla prima parte della tua vita e poi tante cose dobbiamo ancora raccontare. Famiglia modesta, tanta dignità, me l'hai raccontato tante volte, tuo padre che fa tanti mestieri, prevalentemente il pasticcere, ti coinvolge, no, tu stesso, no, tu stesso fai i bomboloni, mi racconti. Avevamo la pasticceria, ma non era pasticceria. Aveva fatto rappresentante di dolci, aveva un negozio di frutti e verdure, insomma cambiava, però lavorava, un grande lavoratore, grande dignità, come hai detto. Mia madre faceva la sarta, uscivamo di casa, sembravamo dei, dei principini, non ci è mai mancato niente. Un bel giorno entra il calcio nella tua vita, una maglia da calcio nella tua vita, che curiosamente è la maglia del Milan. Perché beh, quella del Milan, sai che a Viareggio c'è il, la Coppa Carnevale, no? La, la Coppa, il torneo di Viareggio, quello di primavera. E vicino a casa mia c'era un, veniva sempre il Milan in un albergo, andava sempre lì, andavano in pineta a fare allenamento e noi andavamo contro quattro amici a, a fare i raccattapalle e gli rompevamo talmente le scatole, dateci una maglia, dateci una maglia, dateci una maglia, finché questi presi dalla disperazione non ci regalarono due o tre maglie. E due o tre maglie più qualcuna comprata dai nostri genitori, abbiamo fatto la prima squadretta, aveva la maglia del Milan. E io da ragazzino ero tifoso del Milan. Tu però hai corso il rischio di andare un paio di volte al Milan. Uno quando Rocco ti disse ti compreremo la questa, prossima questa estate. Questa è la Tecciolgomi, mi disse. Tecciolomi e poi non ti prese mai. Alla terza di campionato vennero a giocare a Genoa con la Sampdoria. Fra l'altro la Sampdoria si vinse 3-1. E lui prima della partita disse quest'anno Tecciolgomi, ti compro io, mi disse. E poi non ti prese. Quindi prima squadra, la Stella Rossa di Viareggio. Sì. La prima erano i pretini. Poi la Stella Rossa che era una squadra, ecco. Insomma, lo dice la... Cos'è, il quarto da sinistra mi sembra, no? Sì, vicino al... Sì. Stella Rossa, quindi i cinesi hanno preso informazioni evidentemente prima di ingaggiare. Ci facevano cantare le canzoni Bella Ciao... Brigata Caiani Potente, canzoni partigiane, no? Andavamo in trasferta e ci facevano cantare canzoni. Com'è la seconda che hai detto? Brigata Caiani Potente. Come faceva? Non me la ricordo. Meno male. Ma... Voleva farmi cantare? Senti, arriva finalmente la Sampdoria, no? 17 anni, questo è un Lippi giovane e già piacente, no? Tuo padre ti accompagna a Genova. Sì. E tu ti presenti vestito come Fantozzi e Filini. Perché avevi solo quel vestito lì? Era il primo di settembre, mia madre per farmi fare la figura mi mise un vestito gessato di flanella, con la camicia rosa e io arrivai a Genova, ero tutto sudato e andai nella pensione dove erano i giocatori e non vedevo l'ora che mio padre se ne andasse, no? Ma vai, gli dicevo, e ora vado. No? Vai, cioè, quando andò via mi ricordo che andai nel bagno e mi mise a piangere perché mi resi conto che ero rimasto solo. Come Fantozzi. Avevo 14 anni. E lì comincia la tua lunghissima avventura alla Sampdoria, 16 anni come calciatore, 3 anni come allenatore. 16 anni come calciatore e 3 come allenatore. Sì. Qual era, vediamo la maglia di Lippi Sampdoriano... Qual era il tuo sogno in quel momento? Forse già lo stavi coronando il massimo dei tuoi sogni. No, il sogno era quello di giocare in Serie A. Tutti i bambini, ma il sogno di tutti i bambini che amano il calcio sognano di andare a giocare in Serie A. Poi quando giocano in Serie A sognano di andare in Nazionale. Guarda, qui siamo un avversario non da poco. Questa potrebbe essere anche la partita... No, questa è un'altra, dopo. Ti è scappato Rivera però qui. Era fuori gioco. Si vede. Tra l'altro pochi, Marcello, sanno... Quando dicevo
poi i bambini sognano andare in Serie A, poi quando arrivano in Serie A sognano andare in Nazionale, e quando sono in Nazionale c'è il sogno supremo, che è quello di diventare campioni del mondo. Sì, tu in Nazionale ci hai giocato, anche se era una Under 23, comunque io ho trovato le foto della tua, delle tue due esibizioni nazionali. Vediamo, questa è la prima, qui giocaste contro Israele, tu sei il quarto da sinistra, già riconoscibile, sì. C'è Castellini, c'è Bigon, quello tra Bigon e Morini, c'è Morin, c'è Claudio Sala senza baffi, e poi giù ci sono Esposito, Massa, Pulci, Merlo, Sabattini, capitano, Merlo, Pulici, e Pulici, e Pulici, Esposito, Massa, chi è? Castellini, cosa? Castellini il portiere, sì, guarda, sono Castellini, Fedele, Bigon, Lippi, io, Morini e Sala, Massa, poi Esposito, Sabatini, Pulici e Merlo. Ha una lucidità incredibile quest'uomo, pur avendo 72 anni. Guarda che c'ho 6 mesi più di te. Questa è la partita dopo, contro l'Austria, quando perdeste. Questa qui... Qui vedo Bordone vicino a te, vedo Galdiolo, vedo Magistrelli, vedo Rampanti, vedo ancora Sabatini, vedo Ferrario al centro in basso con i capelli, vedo Gregori, sì, che è il capitano. Vedo Villa, sì, non eravate proprio grandi. Villa è quello lì, penultimo. E il capitano che non mi ricordo chi è. Gregori si chiama, Gregori. Sì? Gregori. Ah, Gregori. Hai perso lucidità fra una partita e l'altra. Ha giocato una partita, Gregori. No, ha giocato due partite, però devo dire che, vabbè, qui essere già in Nazionale era un bel segno. D'altra parte, sai, uno che ha la brutta idea di diventare un buon libero e nasce 5 anni dopo Facchetti e 5 anni prima di Scirea, la Nazionale è chiaro che non la poteva vedere. È chiaro. Però è una fortuna, perché tu hai due allenatori straordinari, in club e in questa Nazionale, perché nel club incontri... Qui c'era Berzot. Nel club hai Bernardini e qui trovi Berzot. Curiosamente, i due commissari tecnici della Nazionale, e che grandi maestri per te, l'uno e l'altro. Bernardini è stato quello che mi ha fatto esordire in Serie A. Nel 70 Bernardini era una persona straordinaria, era... ecco, lui è diventato, quando ho cominciato a pensare di fare allenatore, ho cominciato a pormi lui come riferimento, non come bravura tecnico-tattica di insegnamento o di metodologia di lavoro, ma come personalità. Lui aveva una personalità fantastica, la imponeva la sua personalità a tutti, ma senza annullare quella degli altri, che è una qualità enorme per chi guida. Ricordo che una volta mi hai raccontato che dovendo giocare contro il Milan di Rivera, non a te ma a un tuo collega di difesa, lui disse: marca lo stretto ma non fagli ma male, ma non esagerare, perché la gente deve vedere la bravura di Rivera. E qui gli avevo ubbidito praticamente in quella foto di prima. Berzot, vabbè, lo conosci come allenatore dell'Under 23, però anche da lui avrei tratto qualche insegnamento, anche se ancora non era un allenatore fatto. Beh, e maturo. Lui aveva, infatti glielo riconoscono tutti i ragazzi che sono diventati campioni del mondo nell'82 in Spagna, una gestione degli uomini, la più grande capacità di un allenatore non è quella di insegnare la tecnica, la tattica, il pressing, fuori gioco, non conta niente, o meglio conta pochissimo rispetto alla grande dote che deve avere un allenatore, che è quella di entrare nella testa dei giocatori, delle persone con le quali lavora, di farli capire, e se si tratta di grandi giocatori, di quanto sia importante che loro mettono a disposizione degli altri le loro qualità. Nessuno deve fare la prima donna, il primo attore, devono mettere a disposizione degli altri le loro qualità, e lui ha fatto questo. Credo che l'abbia fatto anche tu, applicando questi insegnamenti e facendoci vincere un titolo mondiale che ricordiamo ancora con l'affetto, che è pari a quell'applauso che avete fatto prima. Allora Marcello, prima di diventare allenatore campione del mondo, tu ti cimenti con le giovanili, capisci che non è esattamente la tua strada, infatti prendi il patentino per ogni eventualità e alleni il Pontedera, Siena, Lucchese, poi assapori la Serie A col Cesena, per la verità, e incontri questo strano presidente che era Edmeo Lugaresi, che era, ricorderete, la vittima della Gialappa, perché era il re dell'Anacoluto,
In che lingua parlavate voi due? Perché no, parlavamo italiano. Questo c'è un aneddoto bello da raccontare anche in questo caso. Lui, il primo anno è stato un anno di Serie A, è stato un anno... È chiaro che le squadre come Cesena, come altre di quel suo livello, possono stare in Serie A 2 anni, 3 anni, poi un anno retrocedono, poi ritornano in Serie A. Insomma, il loro destino è quello, comunque di lottare sempre per sopravvivere. E facevamo un bel campionato, era arrivato marzo e lui venne lì a salutarmi a Villa Silvia dove ci allenavamo e c'aveva un Girard Perregaux d'oro bellissimo, un orologio bellissimo. No? E io gli dissi, bello quell'orologio, presidente. E lui mi disse, se ci salviamo glielo regalo. Bello, grazie, gli dissi. Anzi, facciamo una cosa, domani venga in sede e firmiamo il contratto anche per il prossimo anno. Come il contratto per il prossimo anno? Dobbiamo ancora salvarci, se retrocediamo, a parte che non retrocediamo perché lavoriamo bene, vedrà che ci salviamo. Ma comunque va bene il suo lavoro, va bene così, anche se retrocediamo, gli faccio il contratto lo stesso. Rimane anche. E gli dissi grazie, ci demo una stretta di mano. E gli dissi grazie, l'orologio si ricordi, gli dissi. E poi il giorno dopo mi telefona, adesso non mi ricordo bene, mi ha detto che sono lucido, però te lo ricordi te sicuramente, il direttore generale dell'Atalanta, non te lo ricordi? Vabbè, il direttore generale dell'Atalanta. E mi dice, Marcello, ci vediamo al Gambero Rosso, all'albergo, a Imola. Ok, ci vediamo il giorno dopo. Vado lì e mi dice, vieni all'Atalanta, che il prossimo anno facciamo la UEFA e mi offre il doppio dei soldi che avrei preso a Cesena. E io gli dissi, porca miseria, ieri sera ho parlato col presidente, no? Mi ha detto che il prossimo anno mi riconfermano anche se retrocediamo e lui mi fa ma hai firmato? Gli faccio no, e allora che ti frega no, se non hai firmato? Ho detto, ho stretto la mano, che faccio? I primi anni di Serie A, vabbè insomma pensaci domani, mi dai una telefonata. Tornai a casa, parlai anche con mia moglie, dici io non mi sento di affrontare, sono arrivato adesso in Serie A, faccio un accordo, stringo la mano al presidente e il giorno dopo vado da un'altra parte, non me la sento. Telefonai a questo signore e gli dissi, guardi, io non vengo perché non mi sento di fare questo sgarbo a Lugarese. E lui mi disse, mi dispiace perché non vieni, però sono contento perché vuol dire che avevo scelto una persona seria. L'anno dopo siamo andati male. Sono stato esonerato dopo 6 mesi e Lugaresi mi disse, piangeva e mi disse, l'ultima persona che vorrei mandare via è lei, mi disse, però io devo far vedere ai tifosi che le provo tutte per salvare la squadra. La squadra è retrocessa lo stesso, io sono tornato a casa, l'anno dopo sono andato alla Lucchese, abbiamo fatto in Serie B, abbiamo fatto un buon campionato e a marzo mi ha ritelefonato quel signore dell'Atalanta e mi ha detto, hai stretto la mano a qualcuno quest'anno? E io dissi no. A testimonianza che nella vita a confrontarsi seriamente c'è sempre da guadagnare. Però non ho capito che fine ha fatto l'orologio. L'orologio ce l'ho, dato l'anno dopo, quando ci siamo salvati, perché ci siamo salvati il primo anno. Ci siamo salvati. Sì, però tu, Lugaresi, l'hai doppiato facendolo parlare in italiano, perché non parlava così come hai detto tu. Vabbè, è un po' romagnolo, dai. Diciamo così. C'è da dire che, sì, a Bologna, Cesena scopri il sapore amaro dell'esonero, però Cesena ha partorito, proprio sotto la gestione Manuzzi prima e Lugaresi poi, allenatori che poi sono diventati tutti campioni d'Italia, Radice, sì. Prima di me c'era Bigon, tu, in cinque sì. Diventati campioni d'Italia. Quindi vai all'Atalanta, dove il presidente Percassi, lo stesso del miracolo di adesso, però
fate bene, tu arrivi terzo alla fine del girone d'andata a un punto dell'Europa. Alla fine del campionato per un punto non siamo andati in UEFA. Sì. Però il matrimonio non si consuma fino in fondo. No. Ma avevamo fatto molto bene, siamo stati per 3 mesi primi e terzi in classifica. La chiamavano la classifica della Lega perché c'era Inter, Milan e Atalanta. E avevamo un appuntamento, come ti dicevo, a fine marzo, mi pare, di vederci per parlare di futuro. E io andai lì e eravamo appunto a un punto dalla UEFA, perciò molto soddisfatti. E lui mi disse: Marcello, c'ho bisogno, devo chiarire alcune cose, c'ho bisogno di 15-20 giorni ancora. E io gli dissi: accidenti, se dopo un campionato come questo c'ha bisogno ancora di 15 giorni, vuol dire che non c'è ancora le idee chiare, vuol dire che c'ha altre cose per la testa. Ok, va bene, gli dissi, allora io da oggi mi ritengo libero di andare. E mi chiamò Ottavio Bianchi e andai a Napoli. Ottavio Bianchi, che era il direttore generale del Napoli, che aveva allenato qualche anno prima e che in teoria viveva a Bergamo, si divideva fra Bergamo e... Vai a Napoli, un'annata un po' strana, però importante, però bella, piena di significato. È stata una delle più belle annate che ho avuto nella mia carriera, perché sono stato bene sotto tutti i punti di vista. Come città è fantastica, io... c'avevo un appartamentino di 3 stanze sugli scogli a Posillipo. Poi a te fa schifo il mare, no? A me non piace il mare, no? Sugli scogli. E abbiamo fatto anche lì, siamo andati in UEFA, anche lì, e per 7 mesi non abbiamo preso gli stipendi, per 7 mesi. E mi ricordo che a marzo mi chiamò l'Inter, direttore sportivo, che Marino, poi dopo mi viene a mente, quindi, e mi dice, cioè, Fraizzoli ti vuol parlare. E allora io andai a casa di Pellegrini ti vuol parlare. Andai a casa di Pellegrini, parlai tutta la sera, e poi a un certo momento Pellegrini si alzò, e poi a un certo momento venne la moglie di Pellegrini, poi si alzò, andò di là un attimo con la moglie. La moglie aveva delle strane idee. Infatti. Marino, non mi ricordo il cognome, mi disse, guarda che mi sei piaciuto, adesso c'è un problema con la moglie, non so di cosa si tratti. Dopo 5 minuti tornò di qua a Pellegrini e mi disse: mister, scusi, abbia un po' di pazienza, ma io, mia moglie è fissata sulla grafologia, vorrebbe che lei scrivesse qualcosa e lei, da come lei scrive, capisce se lei è una persona adatta o no all'Inter. Va bene, allora io scrissi qualcosa, no? Guardi, nel giro di una settimana le faccio sapere. Perfetto. Torno a Napoli, il giorno dopo mi chiama Moggi e mi dice: ci vediamo domani a Roma, viene il dottor Agnelli, viene Moggi, Giraudo e Bete. E sono andato a Roma e praticamente sono diventato allenatore della Juventus. E non ti hanno fatto scrivere niente, no? No. Non ho capito. Quindi l'esame con la signora Pellegrini non... No, no, dopo 3 o 4 giorni mi chiamò Marino, al quale io non avevo detto niente della Juventus, e mi disse: guarda, mi ha chiamato Pellegrini, metto, se puoi aver pazienza ancora 2 o 3 giorni. E io gli dissi: guarda, dì a Pellegrini che io la pazienza non è che non ce l'ho, è che a me è capitata un'altra grande squadra, e non ti dico qual è, la leggera sul giornale. Moggi, mi sembra di ricordare che ti disse: ti vuole una squadra bianconera, e tu rispondesti... Sì, Moggi mi disse così: ti vuole una squadra bianconera. Tu dicesti Lascoli. E io gli dissi: a Cesena sono già stato, Lascoli non credo. Che roba è questa? Certo, mentre lo raccontavi stavo pensando che il tuo passaggio come allenatore dal Napoli a Juventus ha fatto un po' meno casino di quello di Sarri, no? Un po' meno, sì. Sì. Anche se mi dicevano, perché io ero stato molto molto bene a Napoli,
e c'era un bellissimo, e ancora tuttora c'è un rapporto bellissimo fra me e i napoletani. Però mi dicevano, guarda che i napoletani sono, se li tradisci ti amano, ma se li tradisci poi dopo te la fanno pagare. E io dicevo, ma porca miseria, come che me la fanno pagare? Io è 7 mesi che non prendo lo stipendio, mi chiama la Juventus e non ci devo andare, dai, non parliamo seriamente. E infatti nessuno se l'è mai presa e ogni volta che vado a Napoli c'è sempre il grande... Questa allora, è una persona... alla Juventus ti pagarono lo stipendio, la Juve è Agnelli, è un ragazzo è di Viareggio che si trova davanti ad Agnelli, che fa, che dice? L'avvocato io l'ho conosciuto prima di tutto telefonicamente, perché i due fratelli alla Juventus si occupavano della Juventus a turno, quando lo faceva uno l'altro si defilava. Seguiva la squadra come tifoso, come semplice tifoso, ma non si interessava di niente. Poi finiva uno, tornava l'avvocato e lo stesso il dottore si defilava. Quell'anno lì praticamente finiva il periodo, c'era l'avvocato, andava via Trapattoni, Boniperti, eccetera, eccetera, eccetera. E comparve Umberto Agnelli nella tua vita. E arrivava Umberto Agnelli, eccolo lì. E l'avvocato però mi ricordo che mi fece una telefonata: caro Lippi, volevo farle in bocca al lupo, buon lavoro, arrivederci, non ci vedremo molto spesso, ma in bocca al lupo, buon lavoro. E poi noi cominciamo a fare insomma delle cose abbastanza buone. Poi, se ti ricordi, l'avvocato andava a vedere l'Inter, il Milan, andava a vedere il Real Madrid, così, non veniva a vedere la Juventus. E un giorno a Milano lui era a vedere l'Inter e gli disse: la Ferrari stava andando male, come ora, e gli disse a lui: e noi andavamo abbastanza bene, no? Ma secondo lei la Juve può vincere il campionato? E lui disse: è più facile che la Ferrari vinca il mondiale che la Juventus il campionato. E disse una cosa forte, eh? Poi dopo noi a metà anno vincemmo a Parma e andammo primi in classifica e poi arrivava, insomma, e poi quando si cominciò a vedere che avremmo vinto noi lo scudetto, lui cominciò a venire a vedere le partite, mi telefonava di qua di là e poi mi disse una cosa molto bella: vincemmo il campionato a Villar Perosa in quell'estate successiva. Lui, mi ricordo che venne parlando con i giornalisti e mentre io andavo a salutarlo disse: il 99% del merito dello scudetto è di quel signore là che sta arrivando qua. Insomma, detto dall'avvocato Agnelli, era tanta roba. Senti Marcello, gli Agnelli non sono solo Gianni e Umberto, ci sono tanti Agnelli di ogni tipo e tu li hai conosciuti tutti più o meno, anche i nipoti, anche Lapo, tutti. E Lapo è un ragazzo dolce, è un ragazzo che ama la Juventus in una maniera smisurata, ha fatto qualche errore, credo che adesso stia conducendo una vita tranquilla, serena. Tu hai conosciuto anche il giovane Andrea, no? Prima ancora che... Ho conosciuto il giovane Andrea, ho conosciuto anche Edoardo, quello che purtroppo si è tolto la vita. Li ho conosciuti tutti. Erano ragazzini. Quando sono arrivato io alla Juventus nel 94, veniva l'avvocato Agnelli l'anno dopo, non il primo, ma l'anno dopo, a vedere le partite, si portava i nipoti, avevano 13, 14, 15 anni. Tuo padre non ti ha visto allenatore della Juventus? No. Mio padre non mi ha visto allenatore della Juventus. Il suo rude cuore socialista cosa avrebbe detto? Lui sarebbe gonfiato d'orgoglio comunque, immagino. Sì, no, questa è simpatica da raccontare. Lui era un vecchio socialista, come la maggior parte dei toscani in quel periodo, e odiavano il potere, perciò odiava la Juventus, no? Al bar, se loro vedevano... un'azione dove un giocatore della Juventus gli spezzavano una gamba
e l'arbitro dava rigore, dice no, non era rigore, ma come, gli ha spezzato una gamba, non era rigore, no, non è sempre così con la Juventus, diceva. E allora io quando sono andato alla Juventus, sono andato, è morto nel 91, e nel 94 quando sono andato alla Juventus, sono andato al cimitero, sono andato alla tomba, e gli ho detto abbi pazienza, ma io vado alla Juventus, mi capirai, da lassù mi capirai. Senti Marcello, la Juventus è... La Juventus, è Scudetti, è Coppa dei Campioni. Per la verità poi la Juventus lì è rimasta, con la Coppa dei Campioni. E l'ultima nel 96. L'ultima nel 96, sì. E cosa c'è in momenti come questo nel ragazzo che giocava nella Stella Rossa? C'è... insomma, ci arrivi, sai, non è che ci sei arrivato improvvisamente, ci sei arrivato attraverso una bella gavetta, un bel tirocinio, attraverso tutte le categorie, squadre di bassa classifica che lottano per non retrocedere, squadre di media. Squadre che non pagano gli stipendi. Squadre che non pagano gli stipendi, mi è successo due volte. E poi arrivi alla quasi grande, al Napoli, che era una nobile un po' decaduta, e poi la Juventus. Certo che tu di campioni, oltre che di uomini importanti, ne hai conosciuti veramente tanti. Adesso stavo pensando soltanto ai numeri 10, come Alessandro Del Piero, per esempio. Che incrocio di vita è stato, proprio personale, fra te e lui? Che cosa vi siete dati? Ma, questo è un uomo in gamba. Prima ma lui aveva, quando io sono arrivato alla Juve, aveva già esordito l'anno prima con Trapattoni. E io avevo Baggio il primo anno. E fecero praticamente metà campionato per uno. Giocavamo con tre attaccanti, se ricordi, Baggio, Ravanelli e Vialli, oppure Del Piero, Ravanelli e Vialli. E poi l'anno alla fine lui fece 15-16 partite e in pratica la Juventus capì che era lui il giocatore, no? non poteva tenere ancora Baggio e perciò Baggio sarebbe rimasto volentieri, però la Juventus fece un'offerta a Baggio che lui non avrebbe accettato, perché c'era Del Piero che avrebbe fatto il titolare. Stavo pensando quanti dei tuoi ragazzi più o meno giovani, più o meno da lanciare o lanciati, ti sei poi portato nella tua nazionale, perché parliamo di Cannavaro giovanissimo al Napoli, parliamo di Del Piero, parliamo di tanti altri, e poi parliamo anche di persone che hai avuto, che hai allenato. Che questo è stato un grande. E te lo sei trovato contro una finale mondiale. Però non con tutti i numeri 10... Hai fatto il suo nome prima, tu sei andato perfettamente d'accordo, ma questa è l'unica foto in cui abbracci Baggio nella storia. Ma sai, quando è finita la stagione della Juventus, abbiamo vinto lo Scudetto quell'anno lì, era 10 anni che la Juventus non vinceva lo Scudetto, se ti ricordi, andava sempre a Milanello. Aveva vinto con Platini l'ultima volta, certo. E abbiamo vinto lo Scudetto e quando lui andò a parlare con la società, venne a salutarmi, mi disse non mi fanno un'offerta, insomma io lo salutai e gli dissi ti auguro di cuore di trovare quello che stai cercando. E lui mi disse mi dispiace perché l'avevo già trovato qua, quello che stavo cercando, e si riferiva al rapporto con me. E poi dopo non lo so. Io non so cosa sia successo perché all'Inter, non lo so, dicono delle cose ma non corrispondono alla verità. Guardiamo avanti. Tu però all'Inter ci vai e tutti si chiedono ma che cosa va a cercare uno che allena? Non è che vada a cercare, dopo cinque anni di Juventus, abbiamo vinto 3 scudetti, 2 volte secondi, abbiamo vinto la Champions League, abbiamo vinto la Coppa Intercontinentale, tutte le supercoppe, coppette che ci sono, la Coppa Italia, e guadagnavo meno di allenatori che lavoravano in altre squadre, e allora, e poi anche per una questione di stimoli, no? Perché dopo 5 anni vai a cercare nuovi stimoli. Però questa che vediamo adesso è la foto famosa dei
calci in culo, no? Quando tu dicesti... No, beh, ma quello fa parte del mio carattere. Io quando c'ho da dire qualche cosa, quando lo penso, lo dissi a, prima lo dissi ai giocatori. Se io fossi il presidente, prima di tutto manderei via l'allenatore. Perché se una squadra si presenta e gioca come avete giocato voi stasera, la responsabilità è dell'allenatore. E poi vi prenderei tutti a calci del culo e vi attaccherei tutti al muro. E il giorno dopo, i giocatori mi dissero che avevo ragione. Il giorno dopo Moratti mi disse, ma adesso si è creata una situazione, no? Si è creata una situazione. Guardi che i giocatori mi hanno detto che avevo ragione. Hanno fatto autocritica. Sì, però adesso... E io gli dissi, cosa vorrebbe dire? Vorrebbe che andassi via? E io gli dissi, non ci vado via. Perché io avevo praticamente dato le dimissioni alla fine dell'anno prima. Alla fine dell'anno prima, che eravamo arrivati quarti, avevamo fatto lo spareggio col Parma a Verona per i preliminari di Champions, che avevamo conquistato. E avevamo fatto la finale di Coppa Italia. Alla fine però avevo dato le dimissioni e perciò perché ero convinto che avrei trovato un'altra squadra. E perciò adesso io, se vado via ora, dopo aver fatto una partita, sarei l'unico scemo che non prende più un soldo. E io non ci vado via. No, ma lei i soldi. Ok, se vuole. E così sono andato a casa. E torni al tuo approdo sicuro che è la Juventus. No, l'approdo sicuro c'era Ancelotti alla Juventus, non è che c'era Pinco Pallino. Ancelotti è un signor allenatore, però sai, alla Juve se arrivi secondo, se arrivi 2 anni secondo... Infatti negli ultimi 2 anni la Juventus ha mandato via 2 allenatori perché hanno vinto solo lo scudetto, per la verità. Esatto. Non è più la squadra di prima, sono cambiate tante cose. Trovi dei giovani come Buffon, per esempio, un altro che ti annoti nel tuo taccuino. È vero, ma prima di trovare Buffon ricevetti dal dottor Agnelli una notizia non tanto carina, nel senso che mi disse: Marcello, le devo dare una brutta notizia, dobbiamo vendere Zidane. Come dobbiamo vendere Zidane? Dissi, dobbiamo vendere, ma ritorno io alla Juve e mi vendete Zidane? Dobbiamo vendere perché ci danno 150 miliardi e allora bisogna venderlo. Se però mi dice, stia tranquillo che questi soldi non è che li mettiamo tutti in banca, ci compriamo dei... Lei comincia a cercare un altro Zidane e io gli dici no, non lo cerco io un altro Zidane, perché qualsiasi giocatore io troverò che somiglia a Zidane, poverino, sarà sempre soggetto a paragoni e avrà sempre difficoltà. Se vendiamo Zidane, cambiamo gioco e perciò dobbiamo comprare. E compriamo Nedved, altro grande giocatore, grande, grandissimo. E poi compriamo pure Zambrotta e compriamo pure Buffon. E Thuram. E perciò quei soldi sono stati ben spesi. Infatti vincesti un paio di scudettini. Si rivinse 2 scudetti, si rifece una finale di Champions, quella di Manchester col Milan, eccetera, eccetera. Quella Juventus è stata l'ultima squadra di club che allenasti, perché poi arrivò il grande sogno che forse la non c'era nazionale, neanche. Sì. Cioè, io non so se il ragazzo di Viareggio che sognava di diventare calciatore in Serie A avrebbe sognato un giorno di vivere questa esperienza e di far vivere a noi questa esperienza. No, quando allenavo la Juventus non ci pensavo. Le grandi soddisfazioni con la Juventus, la Champions League, la Coppa Intercontinentale, tutte quelle che ci sono state... Però quando sono andato alla Juventus, alla Nazionale, io mi ricordo che ogni volta che ero con la Nazionale si parlava di quello, di vincere il Mondiale, di fare una squadra che vincesse il Mondiale. Ogni volta si parlava di quello. E a tanti anni di distanza, sono ormai 14, andiamo verso i 15, come si racconta questo miracolo, ammesso che sia stato un miracolo? Si racconta con lo spirito che si era creato, con l'unità di intenti che c'era, con la voglia di aiutarsi e con la qualità dei giocatori, con la qualità degli uomini, si racconta con quello. È chiaro che questo va costruito, cioè non è che
ti nasce così per caso, va costruito. E diciamo che siamo stati una bella squadra. Beh, diciamo che l'hai anche gestita molto bene questa bella squadra, perché c'erano sicuramente dei grandi talenti, straordinari talenti, però c'erano anche dei straordinari gregari e li hai amalgamati tutti. Ricordiamo che in quel mondiale li hai fatti giocare tutti, tutti, fuorché i portieri di riserva. Fuorché i portieri, sì, fuorché i due portieri, 21 su 23. Pescando nel Palermo, pescando nella Fiorentina, pescando nella Roma, aspettando Totti, eccetera, eccetera. Ma quando hai capito che stavate per vincere un mondiale? A parte che non si può vedere uno con la Coppa del Mondo il Sigaro. Beh, quella è la mia più grande soddisfazione. Quando, di fumare quando in faccia ci hanno dato quando ci hanno dato la Coppa, io ho detto ai ragazzi, prendete la Coppa e fate il giro della pista, del campo, no? E io sono andato, e i fari erano tutti su di loro, no? Io sono andato a metà campo e mi sono acceso il sigaro. Poi sono venuti da me e mi hanno dato la coppa a me e mi sono messo il sigaro in bocca. Ma quando hai raccontato a Lorenzo, tuo nipote, per la prima volta questa storia qui, questa favola qui, da che parte hai cominciato a raccontargliela? Ma io ogni volta che... volevo rispondere un attimo prima alla domanda che mi hai fatto prima e mi hai detto quando ho cominciato ad accorgermi. Quando abbiamo fatto il girone di qualificazione, che abbiamo vinto tutte le partite meno che una, più o meno come questo che hanno fatto la squadra di Mancini, solo che loro le hanno vinte tutte, no? Però io mi ricordo che gli dissi ai giocatori prima e poi alla federazione, e io gli dissi: sì, però guardate che se noi vogliamo diventare campioni del mondo non basta battere la Moldavia, la Bielorussia, la Slovenia o altre squadre. Bisogna battere la Francia, la Germania, l'Argentina, il proprio valore. Chiesi alla federazione di fare tre partite amichevoli, una con il Brasile, una con l'Olanda e una con la Germania. Quella col Brasile non la potevamo fare perché avevano chiesto 3 milioni di euro e perciò non la facevo. E giocammo a novembre in Olanda con ad Amsterdam. Vincendo. E il primo marzo a Firenze con la Germania, e andammo a giocare in Olanda, facemmo una partita spettacolare, si vinse 3-1. L'Olanda era due anni che non perdeva una partita, c'era Van Basten allenatore, e dopo mezz'ora si vinceva 2-0, poi si vinse 2-1, ma 2-1 si vinse, ma si fece una partita bellissima. E alla fine della partita i giocatori che rientravamo nel corridoio, c'erano le foto dei giocatori dell'Ajax, degli olandesi, no? Ma dove volete andare? Siamo più forti, c'è Gattuso, siamo delle bestie noi, siamo forti. E poi dopo andammo a giocammo a Firenze con la Germania, che era comunque la Germania sempre forte, paese organizzatore, dopo mezz'ora si vinceva 3-0, 4-1 abbiamo vinto. Insomma, quelle due partite lì hanno dato una sensazione, una consapevolezza di forza alla squadra, che a un certo punto questo gruppo era talmente unito, talmente compatto, talmente forte e di qualità, che qualsiasi cosa arrivasse dall'esterno, con tutto quello che arrivava dall'esterno, ti ricorderai, ma era capace di trasformare tutto in energia positiva. Infatti fu molto simile la tua vittoria a quella di Berzot. La stessa motivazione, il sapersi tutti a stringersi a corte, come direbbe il nostro inno, sì. Lasciar fuori cose antipatiche, anche punte di amarezza pesanti che ti hanno sfiorato durante quel mondiale. Infatti il giorno dopo saluti la nazionale. Sì, perché hanno rotto le scatole, veramente avevano esagerato con mio figlio, che dicevano che era della GEA, che era cresciuto con la GEA. E mio figlio non c'aveva neanche una scrivania, neanche un telefonino, e non lavorava con la GEA. E infatti tant'è vero che poi dopo è stato completamente cancellato tutto questo. No? Però vi ricevono al Quirinale, capi di Stato, naturalmente diventati improvvisamente importanti. Sta foto mi fa sorridere, perché Napolitano naturalmente brinda con te, poi c'è Giovanna Melandri, che allora era ministro dello sport, e qualche tuo giocatore mi ha detto che lei incautamente venne negli spogliatoi dopo la vittoria mondiale, venne accolta con dei cori non esattamente cautamente o volutamente. Cioè
Fra l'altro l'ho incontrata 3 giorni fa Giovanna Melandri, adesso dirige il Maxi a Roma, come no? Museo, e l'ho incontrata proprio lì. Proprio lì l'ho incontrata. Sì, ma il riassunto. Una cosa simpatica, gli ho chiesto di Napolitano, a Melandri gli ho chiesto come sta il presidente. Mi dice ogni tanto lo vedo passeggiare, viene a passeggiare qua, però non sta benissimo. E allora ci siamo ricordati quando quella mattina della finale a Berlino erano venuti tutti e due, Napolitano e la Melandri. E noi facevamo quel leggero allenamento della mattina. E quando arrivarono lì il presidente fece un discorso alla squadra, no? E a un certo momento gli disse, e comunque sia ragazzi, comunque sia, gli disse no, gli prese un braccio, no? Gli disse no presidente, non dica questa cosa, perché che ho detto, che ho fatto? No, lei stava dicendo comunque sia, anche se, no, non lo deve dire, perché noi chi lo sa quando ci torneremo in finale, perciò noi dobbiamo vincere stasera. E lui dice, ha ragione. Allora, in finale, in realtà non ci saremmo tornati. Tu saresti tornata a allenare la nazionale 2 anni dopo e io sono convinto che non lo rifaresti in questo momento, di tornare a allenare la nazionale, o sì? O No. L'ho rifatto per un semplice motivo, perché io sono così di carattere. Io ero venuto via per i motivi che abbiamo detto prima, no? Nonostante tutti i giocatori mi dicevano rimanga, andavano da mia moglie, mi se lo convinca a rimanere, vinciamo anche l'Europea, e io però ero talmente schifato da come si erano comportate certe persone che avevo deciso e lasciai per. E perciò quando Avete mi richiamò, diciamo che lo feci come un deposito di riconoscenza, diciamo così, che avevo nei loro confronti, che era andato via. E sono ritornato. Però. E forse peccasti, guarda, questa è la conferenza stampa finale, io ero a 3 metri da te e rimasi molto ammirato dalla dignità con cui dicesti è colpa mia e mi prendo io la responsabilità. Ah sì, perché lì il debito di riconoscenza che ho avuto nei confronti che ha determinato il mio ritorno, poi dopo è stato un altro errore che ho fatto quando ho fatto le convocazioni, che credevo che alcuni giocatori potessero darvi ancora tanto e invece non erano più in grado. Poi la sfortuna ha voluto che sono infortunati i 3 più bravi, Buffon, Pirlo e De Rossi, perciò. Forse eri stato troppo indulgente verso alcuni tuoi vecchi gladiatori che non erano pronti a fare quell'esperienza. Esatto. Poi sembra che tu abbia raggiunto il culmine, come Renato Carosone ti ritiri praticamente all'apice della tua carriera. E sai di chi parlo quando parlo di Renato Carosone, naturalmente, perché l'hai visto alla bussola sicuramente. Certo. E invece appare la Cina nella tua vita e diventi il nostro Marco Polo, il primo allenatore della storia a vincere una coppa continentale. Questo era ministro... sia in Europa e poi in Asia. Questo era il ministro dello sport. E là lì è stata una bella esperienza. Questo era il ministro dello sport quando andai in Cina. Poi è diventato presidente della federazione e quando andai in Cina è stata una bella esperienza. Sono andato nella squadra più forte, perché era la più forte, che aveva i migliori cinesi. E abbiamo vinto 3 scudetti anche lì, ma soprattutto il grande capo mi ricordo dopo un mese che ero lì, mi chiese ma riusciremo in 5 anni a vincere la Champions League? La loro Champions League, quella asiatica. Te considera che nessuna squadra cinese aveva mai superato i quarti di finale, perché in Cina, in Asia, prima della Cina c'è il Giappone, la Corea del Sud, l'Australia, l'Iran, sono molto più forti. Certo. Ma la Coppa, e io gli dissi, presidente, ci possiamo anche riuscire. Però dipende anche da lei, dice come dipende da me? Certo, se lei compra, siccome noi possiamo comprare 5 extracomunitari, 4 di tutto il mondo e 1 asiatico, se compra giocatori bravi, con i cinesi bravi possiamo fare una squadra. Tutti i cinesi no, ma con 4 extracomunitari possiamo fare. E abbiamo vinto l'anno dopo.
hai vinto 3 scudetti, hai vinto la Coppa, la loro Champions, e con un paio di intervalli, anzi 2 o 3 intervalli, ha praticamente abbracciato gli ultimi 10 anni della tua vita, con tanto di trionfi compresi. Che cosa ti ha dato, a parte qualche spicciolo, che cosa ti ha lasciato questa esperienza in Cina, dal punto di vista umano? Beh, dal punto di vista umano mi ha lasciato tanto. Cos'è sta cosa? Perché si è creato, questa è la Champions League, questa. Brutto. È la coppa più bella la nostra, più bella quella europea, sì. Però loro l'abbiamo vinta l'anno dopo, penso. E non solo eravamo campioni dell'Asia, ma nel ranking asiatico il Guangzhou è stato per 6 mesi primo. Una squadra cinese prima nel ranking asiatico è una cosa eccezionale. No, ti ho interrotto per commentare l'opera d'arte, ma cosa t'ha lasciato questa esperienza così lunga? L'esperienza mi ha lasciato tante cose. Un rapporto bellissimo con la Cina. Mi chiamano ancora adesso il grande capo. Poi io ero ritornato, quando sono tornato in nazionale, l'ultima volta che sono stato tornato in nazionale, ero ritornato al Guangzhou, io avevo rifirmato un altro contratto con il Guangzhou e mi ha chiamato il grande capo del Guangzhou e mi ha detto, naturalmente con l'interprete, e mi ha detto: mister, mi deve fare un favore grande, deve andare in nazionale. E gli ho detto: ma io ho firmato il contratto già con voi, col Guangzhou. E lo so, io sono felice di questo, ma deve andare in nazionale perché il governo mi chiede che lei vada in nazionale. E io non posso dire di no. Per via di quell'incontro al Quirinale dell'inizio, praticamente. Io non posso dire di no al governo. Ma cosa ti mancava dell'Italia? Mi mancava... Guarda, allora, diciamo una cosa, che in Cina si sta benissimo. Nelle grandi città, Shanghai, Pechino, Guangzhou, eccetera, eccetera, sì, è come vivere a Londra, come vivere a New York, a Milano. Ci sono tutti i ristoranti del mondo, tutti i negozi del mondo, tutte le firme. Cioè, tutto quello che esiste nelle grandi città c'è, si vive benissimo. Certo, il problema della Cina non è la grande città, il problema della Cina è la campagna, perché ci sono 1.400.000.000 di persone. A me mi dicevano loro che in Cina ci sono 200 milioni di ricchi, 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 ma ricchi veri, 200 milioni di benestanti e sono 400 milioni. E poi c'è 1 miliardo di persone che vive nelle campagne, nelle steppe, nelle cose. Senti, inevitabile che ti faccia questa domanda, perché poi tu sei una persona intelligente e sei pronta a ogni forma di, come dire, reazione. Che cosa si percepiva in Cina di quello che poi è accaduto in tutto il mondo? Niente, niente. Nel periodo che io sono stato in Cina, assolutamente niente. Oltretutto, quando io sono venuto via dalla Cina... Quindi nel novembre del 19? Più novembre del 19. Però eravamo stati un mese in ritiro, 23 giorni in ritiro, perché dovevamo giocare una partita di qualificazione con la Siria. Però la Siria, per i motivi che sappiamo, giocava in campo neutro negli Emirati Arabi. E perciò io praticamente era dal 10 di ottobre circa che mancavo dalla Cina. E noi non avevamo nessuno aveva sentore di niente, nessun caso, nessuno niente. Però certamente loro hanno, come dire, combattuto questo contagio o l'inizio del contagio in maniera molto determinata. Loro fanno tutto in maniera molto determinata. Lì se rubi una mela ti tagliano una mano, ti tagliano un braccio, ti mettono in galera, buttano via la chiave. Non è che... infatti loro hanno vinto il virus in poco tempo. A Wuhan non c'era più un contagio neanche a morire, eh? Hanno fatto il lockdown in Wuhan, che c'era 60 milioni di persone.
60 milioni in tutta la regione, tanti come l'Italia. Poi dopo ci sono ritornati i focolai che si sono ricreati, sono ricreati per i cinesi che tornavano dall'estero. E allora ecco perché hanno bloccato le frontiere, non fanno più entrare. Nessuno può andare. Io devo andare ancora a prendere tutte le mie cose, a chiudere i conti con le banche, devo fare tutte. Gli stipendi li hai presi o è successo come? Sono tutti là, gli ultimi. No, cioè, l'ho presi, ma sono in Cina, sono in banca. Dacci una speranza, li porti qua, sì? Appena mi fanno andare, adesso non ci posso. Allora, Marcello, noi potremmo parlare tutta la sera, tutta la notte, vedo persone affascinate anche del tuo modo di raccontare le cose. Io, prima di chiudere, perché siamo praticamente in chiusura, vorrei far capire di te una cosa, perché non ti considero soltanto un amico, ma anche un uomo da stimare profondamente. 4 o 5 anni fa, e qui abbiamo anche una buona testimone, fra una cinesata e l'altra, io ti telefonai per chiederti se eri disposto a far da testimonial per una campagna di sicurezza stradale rivolta ai ragazzi. E tu non mi facesti neanche finire. E alla mia domanda ho un argomento per chiedertelo, perché eri veramente dibattuto fra un impegno o l'altro. Anzi, in quel momento avevi delle tentazioni anche di squadre italiane, se non ricordo male. Il Milan, forse la Lazio, quelle cose sì. Lì. Quindi avevi altro a cui pensare. E tu mi dicesti: certo che lo faccio volentieri, per due motivi. Uno perché me lo chiede un amico, e l'altro perché è mio dovere di educatore, di padre e di nonno. In quello spot che vorrei farvi vedere, perché vi fa capire tanto di Marcello, si parlava di regole, con qualche connessione fra il calcio e la strada, cioè si assimilava in qualche modo il cartellino rosso dell'arbitro alla paletta rossa del poliziotto, e tendeva a far capire, soprattutto ai più giovani, che se accade una cosa del genere accade per il nostro bene, non per punirci. E io vorrei che vedeste questo video, così capite un pochino meglio chi è Marcello Lippi e perché parlo di Marcello Lippi in un certo modo. Vedete ragazzi, su questo campo non si impara soltanto a giocare e a vincere, soprattutto se si impara a vivere. Stadio. Rispetta le regole, vinci la vita. E io voglio farvi capire chi è il mio amico Marcello Lippi. Sono passati 5 anni, i nostri nipoti sono diventati più grandi. Tu non posso neanche dire che hai fatto i capelli bianchi, perché li hai da quando avevi 30 anni. Però vorrei che capiste che la disponibilità di quest'uomo prescinde assolutamente anche dalla gloria che ha ottenuto e che indirettamente ci ha regalato. Vorrei chiudere anche senza malinconia, ma facendovi vedere anche le persone che ha frequentato Marcello. Oggi è iniziato il Giro d'Italia, un Giro d'Italia complesso, perché deve attraversare un'Italia ferita. I corridori stessi hanno bisogno di essere tutelati in qualche modo. Ha vinto un bravissimo corridore italiano che si chiama Filippo Ganna, campione del mondo, che ha conquistato la maglia rosa. Allora mi è venuta voglia di scegliere, anche fra le tante che avrei potuto scegliere, la foto di un tuo rapporto con un uomo quando tu eri commissario tecnico nazionale di calcio e lui era commissario tecnico nazionale di ciclismo, e parlo di Franco Ballerini, che è una persona che mi è rimasta nel cuore e so che è rimasta nel cuore anche a te. Microfono.
incontravano spesso a Viareggio, sono andato a Pistoia a fare qualche mangiata. Una volta mi ha invitato a fare una conferenza a tutti i direttori sportivi del ciclismo. E io gli dissi, ma scusa, ma che vengo io a parlare di ciclismo? No, 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 te vieni a raccontare le tue esperienze. Vedrai che per loro sono importanti anche quelle del calcio. E ti ha regalato una bicicletta. E in quell'occasione mi regalò alla fine mi regalò una bicicletta da corsa, col manubrio tutto. E io gli dissi, ma dove ci vado io con questa bicicletta? E allora lui mi disse, no, allora lasciamela a me, te la faccio modificare un po'. Ci ha messo un manubrio normale, i parafanghi, però ci tengo particolarmente perché quella mattina che ero in casa, me lo ricordo come se fossi ora, e sentì la radio che era morto Franco Ballerini in una facendo uno sport che lui amava fare. Lui faceva il navigatore nei rally, che era morto, ci rimase veramente molto 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 male. Domani fra l'altro sarà premiato con la Castagna d'Oro un suo degnissimo successore che è Davide Cassani, che sarà felice di incontrarti e di abbracciarti. Abbiamo raccontato una sessantina abbondante di anni di vita. Siamo partiti da quel ragazzo che giocava prima coi preti e poi con la Stella Rossa e poi che grazie al cugino cameriere andava a vedere Mina. Quello non l'abbiamo detto. Quello non l'abbiamo detto perché ci tiene molto a far sapere come lui entrava alla bussola. No, alla bussola, che io avevo 18 anni, andavo alla bussola, ma alla bussola ci voleva un sacco di soldi per entrare, io non ce l'avevo. Però c'aveva una botta di fortuna, diciamo così, che il direttore della bussola era mio cugino. Allora mi faceva entrare. Allora io a 18 anni, 19, a qualsiasi ragazza gli dicessi vieni con me alla bussola stasera, ci veniva sicuro, perché andare alla bussola era una cosa per pochi. Però io andavo lì e mi mettevo a prendere un tavolino e mi mettevo a sedere. No? Veniva mia cugina e mi faceva sulla spalla. Va bene che ti ho fatto entrare, però i tavolini lasciameli liberi. Senti, ma è vero che tu sei un grande cantante o è una millanteria? No, ero, cantavo, sono abbastanza intonato. Adesso la voce mi si è un pochino abbassata, poi sono fumatore e comunque ho anche dei successi anche come cantante. Cavallo di battaglia? Cavallo di battaglia? Cavallo di battaglia? No, se no mi prendono in giro poi dopo. No, qui non c'è nessuno disposto a prenderti in giro, anzi è pronto a essere sedotto. Nel senso che per gioco, quando si va in vacanza, se è successo anche a voi, con gli amici, una compagnia, così si cerca di organizzare qualcosa per passare il tempo. E allora a me è successo di andare in Brasile con una quarantina di amici a Natale e qualcuno ha organizzato il festival delle canzoni. E allora ho partecipato anch'io e la canzone era una canzone che mi piaceva moltissimo, che era di Celentano, Una carezza in un pugno, e ho vinto il festival. E ho vinto il festival. Aspettate, l'anno dopo è venuto anche Andrea Bocelli e allora hanno fatto un altro festival e allora eravamo in tre, io, un amico e Andrea Bocelli e abbiamo cantato Che sarà, paese mio che stai sulla quella lì, no? No, ma le canzoni si cantano, non si recitano. No, non ce la fai a farmi. Dai, la facciamo assieme. Non ce la fai a farmi cantare. La facciamo assieme. Insomma, abbiamo vinto anche il secondo anno. Io non canto come Bocelli, ma la facciamo due assieme. Due festival in Brasile ho vinto. Allora, la facciamo tutti assieme, ragazzi. Poi lui, se vuole, canta in playback. Paese mio che stai disteso come un vecchio abbandonato, la gioia e l'abbandono nella tua malinconia, paese mio ti lascio, io vado via. Che sarà? Va bene così, dai. Che sarà della mia vita? Dillo, canto io. Soprattutto, o forse niente, da domani si vedrà.
che sarà, sarà quel che sarà. Marcello Lippi. Grazie. Grazie. Per chiudere, Marcello. Grazie, grazie. Per chiudere, Marcello, io ho scelto una foto per salutarti, la foto della tua vera squadra del cuore, su cui io ti rifaccio la domanda, che sarà? Cosa vuol fare Marcello Lippi da grande, dopo aver vinto tutto, 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 anche quello che non aveva mai sognato? Allora, niente, non voglio fare niente, però l'allenatore non lo faccio più, non ho più voglia di andare sul campo in pantaloncini corti, non ho più voglia. E può darsi che un ruolo diciamo dirigenziale anche in un club, anche in un club oppure in federazione, può darsi, se se ne è parlato molto in questi mesi, no? Certo. Penso che se ne parlerà anche in futuro col presidente, ne abbiamo già parlato, al momento opportuno ne riparleremo. Se si concretizzerà questo, mi piacerebbe, di fare l'allenatore non ce l'ho più voglia. Sarà quel che sarà, come diceva José Feliciano. Per adesso è che sicuramente c'è l'affetto e la simpatia di tutte queste persone che ti salutano con l'applauso che prima ho interrotto. Grande. Una serata indimenticabile. E poi c'è una piccola formalità, lo dobbiamo premiare. Certo, sì, è il momento della premiazione. È il momento della premiazione. Vorrei fare anch'io una domanda, però, perché ce l'ho nel cuore da quel 2006. Fabio Grosso mette il pallone sul dischetto. Sì, ho già capito che domanda. Sono momenti che non finiscono mai. Io vedo inquadrato Marcello Lippi soltanto che si sistema quel gesto di tranquillità, che si sistema gli occhiali. Ma un allenatore, quello è un momento di passaggio proprio della vita, perché lì si dice di tutto. Che cosa pensa? Cioè si rivolge al Padre Eterno, oppure no, chiude gli occhi dentro, oppure dice, cioè, che cosa sono stati quei 30 secondi per lei? Ma non... Niente, tranquillo così. Io l'ho notato, no, io sono ansioso, io sarei morto. È la tensione di ovviamente di rigore prima, del rigore... ma è tutto racchiuso... Ti rispondo in questa maniera, guarda. Andrea Pirlo, che è uno, no, se, apparentemente è uno che non subisce mai pressioni di nessun tipo, no, molto tranquillo, molto sereno. Sì. Ha battuto il suo rigore, il primo, sì, e poi è andato a metà campo e si è appoggiato così su Cannavaro, sulle spalle di Cannavaro, e ha visto tutti i rigori così. Sì. Cannavaro, certo, e Pirlo dietro. E quando è andato Grosso a battere il rigore, Pirlo gli ha detto a Cannavaro: ma se segniamo, Fabio, ma se fa gol siamo campioni del mondo. Sarà perso. E l'ha fatto. E lui gli ha detto: sì, sarà perso. Sì. Poi quello ha preso la rincorsa e ha fatto gol. E perché ha deciso di far tirare l'ultimo rigore proprio a Fabio Grosso? È perché ha avuto una botta di culo. Ecco. Vabbè. Perché... Vabbè. No, quella è stata un'intuizione che a volte i rigori li decidi prima della partita, no? Però molto spesso... E i giocatori o si infortunano, non vengono sostituiti, perciò te lo devi inventare l'ultimo, no? Sulla botta e io non sapevo, non certo, sapevo chi scegliere, e allora ho detto, mi sono guardato, c'era Ia Quinta, quello, ho detto, vai, lo battite Grosso, e lui mi fa, il difensore, ho detto sì, perché te sei, e mi è venuto a mente così, ho detto, perché te sei quello che ha fatto il rigore con l'Australia al 90esimo, hai fatto il gol, certo, contro la Germania, certo, al 120esimo, sei l'uomo dell'ultimo secondo. Sei l'uomo della coppa. Vabbè, venga un po' più avanti, Marcello, perché poi io devo fare una cosa che
terrò per la vita, eccola qua, grazie. È il momento della premiazione. Allora, partner, media partner della nostra manifestazione da anni è Radio Piemonte Sound. Io vorrei qui con me Luisella Mellino, eccoci, voce di Radio. Buonasera. Grazie per tutto quello, grazie, che fate. Voce, grazie, di Radio Piemonte Sound. E diamo il via alla premiazione. Diamo il via alla premiazione con la clip dedicata a Marcello Lippi e concludiamo con la premiazione. Questa è la clip dedicata alla Castagna d'Oro 2020 a Marcello Lippi. Castagna d'Oro 2020 a Marcello Lippi. Basterebbe il titolo mondiale per fare di lui uno degli uomini più amati di questo paese. Quel titolo mondiale, ricordiamolo, conquistato solo da 3 commissari tecnici nella storia. Ma Marcello Lippi, da ragazzo di provincia che adolescente andava ad ascoltare di nascosto i grandi della musica leggera La Bussola e che al massimo sognava di diventare un calciatore, ora è il nostro eroe dei due mondi, avendo vinto ovunque e senza cambiare mai il suo approccio col lavoro e con la vita. Non ha ancora capito se il calcio gli manca o no. Di certo lui manca il calcio, che mai come adesso avrebbe bisogno del suo talento umano e professionale, della sua grinta vincente, della sua capacità di unire e motivare. E secondo qualcuno, della sua lucida follia versigliese. E qui l'applauso deve essere bello grande. C'è una mezza idea, c'è una mezza idea su chi abbia scritto queste cose. Una vaga, vero? Una vaga idea. Hai i baffi per caso? Hai i baffi per caso, quell'idea? Hai i baffi. Allora, chiamo sul palco per consegnare a Marcello Lippi la Castagna d'Oro il signor Questore di Cuneo, Emanuele Recifari, e il Procuratore della Repubblica... Dioristano. Basso. Prego. Due juventini doc, mi hanno detto, vero? Allora, diamo un microfono ai premiatori che vorranno dire qualche parola. Assolutamente juventini. Assolutamente juventino, pure lei. Malati proprio. Malati. Allora. Io ero al delle Alpi quella volta, quando vincemmo il primo scudetto, con lei. 95. Certo. E in piazza San Carlo, quando si potevano fare gli assembramenti, quando vinceste ai rigori la Champions a Roma. Venite un po' più avanti sulla luce, per favore. Grazie. Ecco, perfetto. E quindi so cosa vuol dire Marcello Lippi per la Juventus. Sono stati 8 anni importanti. Bellissimi. Bellissimi, sì. Questore, vuole dire qualcosa anche lei? Marcello Lippi, lo ha già detto il presentatore prima, ci ha accompagnato in alcuni dei momenti più belli della nostra, più gioiosi della nostra esistenza. Per i tifosi della nazionale, quindi per tutti gli italiani, il momento è stato essenzialmente uno. Abbiamo la soddisfazione da juventini di averne vissuti molti di più. Grazie. Allora. Prego, consegna. Prego. Allora, Castagna d'Oro 2020 a Marcello Lippi. Eccola qui. Foto ricordo. Ecco tutte le nostre foto. Bravo con la musica. E l'attestato che speriamo Marcello conservi gelosamente quanto la Castagna d'Oro. Conserverà tutto. Consegnato. Volevo soltanto dire una cosa. Da Domenico Basso. Non è vero che io non venivo prima perché dicevo devo andare in Cina, devo andare in Cina. C'avevo il contratto, c'avevo il contratto. Se fosse capitato in un periodo che io ero a casa sarei venuto volentieri, no, a parte scherzi, sono veramente felice di aver passato questa bella serata, di avervi raccontato tanti momenti importanti della mia carriera, insieme a Marino che è un amico carissimo. E grazie, sì, e sarà
tra le cose più belle che ho avuto nella mia carriera. Grazie. Grazie per queste parole. Siamo noi che ringraziamo te, Marcello. Ringraziamo per la presenza, ringraziamo per questa serata straordinaria, per tutte le cose che ci hai raccontato, e ringraziamo naturalmente Marino Bartoletti, che ha condotto come al solito magistralmente la serata. Ringraziamo il questore, ringraziamo Domenico Basso, e grazie, voi vi potete accompagnare.